Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 14 agosto, lunedì 14 agosto. Allora, la notizia della giornata, ce n'è d'estate come solito, le notizie non è che proprio siano enormi, però oggi una certa notizia, un certo scalpore lo dà l'idea della Boldrini che denuncia e inizia a prendersela con tutti coloro che la insultano sulla rete e che scrivono sulla rete, ha messo anche su Facebook una serie di insulti che la riguardano. Allora, partiamo subito da un presupposto: quei deficienti che insultano la Boldrini con termini incredibili e irripetibili in questa pagina di Facebook sono dei deficienti e che dovrebbero essere presi tutti a calci nel sedere, tutti a calci nel sedere, potentemente nel sedere. Oggi va di moda chiamarli leoni di tastiera. Secondo me non sono leoni di tastiera perché gli si dà troppa dignità. È esattamente quello che succede in auto, quando tutti si permettevano negli anni 50-60 di fare le corna, o come oggi tutti quanti sono forti, si sentono forti in auto perché c'è una lamiera che li difende. Ecco, oggi la lamiera che difende i cretini si chiama la rete, spesso l'anonimato, talvolta neanche l'anonimato perché c'è nome e cognome di questi deficienti che insultano la Boldrini, me e tanti altri. Qua su questa pagina di Facebook spesso vedo degli insulti sulla Boldrini, su Fiano, su quelli che la pensano in maniera diametralmente opposta a me, che sono assolutamente incredibili nella loro violenza e che io non condivido. Qualche volta riesco a toglierli, ma avendo anche 1000-1500 commenti al giorno, voi capite che non riesco proprio e soprattutto si ripetono e si prolungono nelle settimane, è difficile per me toglierli tutti. Nella pagina YouTube mia è un disastro, lì probabilmente c'è una specie di zona franca in cui sia ancora peggio che su Facebook, cioè su YouTube ti scrivono veramente qualsiasi cosa. Fatta questa lunghissima premessa che dura 1 minuto e 48 secondi, cara Boldrini, mo te sei svegliata? E cara Boldrini, ti rendi conto che a differenza di tutte le persone normali, e su queste ci metto anche se vi fa un po' ridere anche il sottoscritto che non hanno scorte pagate dai contribuenti, avvocati pagati dai contribuenti, uffici stampa pagati dai contribuenti, bene, le persone normali subiscono queste battaglie sulla rete in continuazione, cioè quello che voglio dire, la Boldrini si sveglia oggi piagnucola sul fatto che viene insultata e non si rende conto che è la situazione tipica in cui si trova la rete. Politici prima di lei, dalla Carfagna, a Gasparri, a Brunetta, a Berlusconi, soltanto per citare la destra, dov'era lei, dov'erano i suoi, dov'era Beppe Severgnini che oggi sul Corriere della Sera dice: una donna, una mamma, una cittadina italiana e ricopre la terza carica dello Stato. Ebbè, mo perché è una donna, è una mamma, è una cittadina italiana e ricopre una terza carica dello Stato, ha diritto a una tutela diversa rispetto a tutti quanti noi. No, anche una che non è mamma ha diritto a una tutela se la insultano, anche una che non è una cittadina italiana, vero Severgnini, tu ce lo spieghi, ha diritto a una tutela. Anche chi non è una terza carica dello Stato non vuole sentirsi dire quello che si sente dire da Boldrini quando esprime delle cose che io non condivido affatto, ma che penso che lei possa dire quanto e come vuole, anche se il suo a termini e i suoi atteggiamenti nei confronti di chi non la pensa come lei sono certamente altrettanto insultanti, anche se non con quello spirito orribile, ignobile, animalesco con la quale viene insultata lei. Quindi evitate di fare gli insulti alla Boldrini su questa pagina, ma siate con me nel denunciare il fatto che la Boldrini è veramente una sconsolata, come possiamo dire, parvenu della vita normale. E altre due o tre cose che mi divertono, un'altra sconsolata del progressismo di sinistra che mi fa impazzire è oggi la Rula Gebreal, che è un giornalista che spesso ho invitato anche a Matrix, e che, come leggo nella sua intervista contro i sovranisti che non dovrebbero essere normalizzati, che hanno fatto un attentato ieri negli Stati Uniti, di cui i giornali americani parlano molto, quelli italiani un pochino di meno, Rula Gebreal, di che cosa mi rendo conto, che oggi fa un'intervista appunto su questo al Corriere della Sera, una spallina in cui si dice che è una giornalista italiana nata palestinese e che insegnerà a ottobre all'Università di Miami, beata lei, e leggo la sua intervista. Poi passano tre pagine e vedo una doppia paginata di Carpisa, che io adoro perché li ho pure intervistati quando avevo quelle interviste agli imprenditori finale che facevo a Virus. Sono straordinari questi imprenditori, mi sembrano napoletani, cimmino. Quindi ben vengano questi imprenditori italiani che fanno soldi. Ma che hanno messo come testimonial? Rula Gebreal. A me va benissimo perché io vorrei fare soldi con la pubblicità, ma se io mi permetto qua, in questa pagina di Facebook, di mettere, non so, questa tazza qua del caffè che mi sto bevendo questa mattina e scrivere in questa tazza, fuori da questa tazza del caffè, non lo so,
Nescafè oppure Illy mi fanno un mazzo così, scusate se ho fatto i nomi, anzi me ne fotto, mi cacciano dall'ordine dei giornalisti. Allora io spero che, ma anche se è gratuita, anche se non sono pagato, mi hanno fatto un sacco di casini su questo. Cambiamo sta legge per tutti, permettiamo anche ai giornalisti di fare quello che fanno tutti quanti, pubblicità e fare un po' di soldi. Vabbè, avete capito la provocazione. Altra cosa che oggi vi dico subito per sgombrare il campo alle questioni che diciamo leggere è che non sono molto d'accordo con il mio amico e direttore Alessandro Sallusti del giornale, che fa un fondo dicendo: guardate, bisogna allearsi con Alfano, il centrodestra in Sicilia, perché bisogna primum vivere deinde filosofare, questa è la traduzione che faccio io del suo pezzo. Prima vinciamo centrodestra, spazziamo via Renzi, le sinistre, i grillini soprattutto, dice, e poi dopo facciamo filosofia sul fatto che lui è stato un traditore, tra virgolette, e che non è in linea con il centrodestra. E anche gli americani si allearono con Stalin. Io dico una cosa molto diversa: allearsi oggi con Alfano per governare la Sicilia vuol dire allearsi con chi? Cioè non ho un giudizio su Alfano, ma per fare che cosa? Cioè non ci si può alleare per vincere e poi contro qualcuno e poi non combinare niente. Uno ha cercato di farla questa cosa e si chiama Prodi, con il suo Ulivo, vi ricordate, con tutti i cespugli, ha combinato un casino pazzesco e secondo me non è un modello col quale noi possiamo pensare che un centrodestra moderno, come dicono quelli di sinistra, possa governare nei prossimi anni. Mi sembra una minchiata. E poi si è visto cosa è successo con Stalin: abbiamo vinto la guerra e c'erano i nazisti, non il Movimento 5 Stelle, che sono due cose un po' diverse. Io non sono contento che il Movimento 5 Stelle vinca in Italia, ma non mi sembrano i nazisti. Ma una volta, anche se capisco il paragone di Sallusti, ma una volta che Stalin ha vinto è successo un casino: abbiamo avuto 50 anni di guerra fredda per la vittoria e l'alleanza che abbiamo fatto con Stalin, con i due blocchi sovietico e americano, quello della libertà e quello del comunismo, che si scontravano un giorno sì, un giorno no. Insomma, vogliamo governare la Sicilia con questo stile? Secondo me, l'alleanza l'alleanza con Alfano in Sicilia non conviene al centrodestra, non conviene a chi vuol pensare che si governi con regolarità, e alla fine secondo me non conviene neanche a Berlusconi, perché poi Alfano su questo ha dimostrato di essere il numero uno, va con chi vince. E non è detto che vinca Berlusconi, non è detto che vinca il PD, quello che vincerà sempre è lui. Ciao Albisnon Notiziano, mi spiace per l'audio, ma più di questo io non posso farlo. Cioè, Marco Zanetti, altri che con quelli, non bisogna allearsi con quei matti della Brambilla e animalisti vari. Anche questa è un'altra cosa, perché si allea con gli animalisti per prendere un po' di voti animalisti, si allea con Alfano per prendere un po' di voti Alfano, si allea con, cioè, tutti quanti. Cioè, facciamo una specie di accozzaglia che mi sembra l'ulivo all'ennesima potenza. Ultime due cose che vi dico: è pazzesca, pazzesca questa roba sui fondi del terremoto. Cioè, come denuncia il sindaco di Amatrice Pirozzi, non ci sono più le esenzioni fiscali per 2 anni che gli avevano promesso. Non ci sono più le esenzioni fiscali. In realtà, guardare bene, sapete perché non ci sono esenzioni fiscali? Dicono perché l'Europa non ce lo permette. Balle! Perché abbiamo costruito un decreto legge col culo. Va bene? Hanno fatto un disegno di legge col culo che hanno reso pubblico ad agosto, e ci si è reso conto che i comuni territoriali, i comuni terremotati non sono più solo quelli del cratere 55, sono 140, quindi si dà un pezzettino a tutti e si cerca di fare una roba enorme, una piccola roba per tutta all'italiana, per cui tutti devono avere un piccolo privilegio, mentre voi mi dovete spiegare che cosa gliene frega a un'impresa che sta saltando, a un agricoltore che sta saltando, a un agricoltore che sta saltando non per colpa sua ma del terremoto, del fatto che gli rimandano per 2 anni le tasse sui pagamenti 2016 e 2017, quando lui nel 2016 e 2017 dovrà spendere milioni, migliaia di euro per rimettere in piedi la propria azienda. Come cavolo si fa? Questi dove vivono a Roma? Hanno mai visto che cos'è un'azienda? Sanno cos'è un cash flow? Sa cosa vuol dire parlare con una banca che gli dice: scusa, ho avuto il terremoto. Sapete quanto ridono? Ho avuto il terremoto. Poi però bisogna pagarla la banca, bisogna pagarne gli interessi, bisogna pagare le proprie scommesse fatte negli anni precedenti in cui non si pensava che ci fosse il terremoto. Pirozzi ha ragione da vendere, e questo è uno Stato che ti fa schifo se non riesce a mantenere le sue promesse che ha dato durante, non la campagna elettorale, ma durante il periodo del terremoto, in cui mi sembra, mi ricordo Mattarella e Gentiloni che dicevano: non si va a votare perché bisogna ricostruire l'Italia dei terremotati. Non l'hanno ricostruita e non riescono a dargli
l'esenzione fiscale che dovevano. Le esenzioni fiscali non sono un dono, non sono un dono, sono i soldi nostri che diamo allo Stato, perché lo Stato si occupi delle questioni pubbliche. Quindi se lo Stato non si occupa delle questioni pubbliche, in realtà noi i soldi allo Stato non li dovremmo dare su nulla. E questi sono stati terremotati. Lo Stato non è in grado di togliere le macerie e li ha presi per il culo su 2 anni di esenzioni fiscali e adesso gli chiede pure i soldi. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Sto con Pirozzi e, come dice Salvatore Barbangelo, ora vergogna, vergogna, vergogna. Si dice sempre questa parola vergogna nei commenti di Facebook, questa volta ce n'è ben donde. Infine, 2007-2017, in questi giorni tanti pezzi sui giornali sugli anni della crisi, hanno tutti un sapore di, ve lo diciamo noi perché c'è stata la crisi, la finanza, gli americani, i subprime, eccetera. Ma io dico, come la regina d'Inghilterra, si parva licet, divento come la Boldrini, quando prese i suoi economisti nel 2008, disse: ma perché noi vi paghiamo e non ci avete detto che ci sarebbe stata questa crisi che è la più grande della seconda guerra mondiale? Allora, adesso gli economisti, i giornalisti, gli osservatori ci spiegano la crisi del 2007, quando nel 2008 non ce l'ha spiegata nessuno, nel 2006 non ce l'ha detta nessuno, nessuno l'aveva prevista. E oggi tutti spiegano con il senno di poi che cosa è successo e ci danno le ricette per quello che avverrà. Cioè, questa, come si può dire, questo tono si poteva prevedere. No, non si è prevista e non si poteva prevedere. Insomma, un abbraccio a tutti quanti voi e mi spiace Ines. Se non si sente nulla, prova in replica o guardatela su YouTube, dove come sempre viene messa la rassegna e dove c'è un po' di pubblicità che paga almeno questo microfono. Ciao!